Chi ha bambini piccoli in casa lo sa. Passando molto tempo a giocare per terra, è fondamentale che il pavimento sia ben pulito e igienizzato. Per evitare l'utilizzo di prodotti disinfettanti che contengono molecole nocive che possono essere respirate dai bambini, molte persone per pulire i pavimenti utilizzano apparecchi a vapore. Ma quali sono i pro e i contro di questa scelta? Ciao, sono Bruno Toresan, fondatore di El Maccabio e da 40 anni mi occupo di detergenza. Anzitutto, questi apparecchi attraverso il vapore sono capaci di rimuovere bene lo sporco, anche dalle fughe. Bisogna dire però che richiedono più di una sola passata. Inoltre, se è vero che vanno bene per la ceramica, non li possiamo tuttavia utilizzare su pavimenti in legno, oppure trattati con cera o verniciati, oppure con finiture sensibili alle alte temperature. L'utilizzo di pulitori al vapore permette di risparmiare sui detersivi. Bisogna però mettere in conto un consumo extra di elettricità. L'assorbimento di questi elettrodomestici varia molto in base alla loro tipologia. Meglio scegliere nel caso un apparecchio con serbatoio separato che permette di riscaldare solo una porzione di acqua e quindi di essere energeticamente più efficiente. Pertanto, quando utilizzi uno di questi strumenti, ricordati sempre prima dell'utilizzo di rimuovere la polvere e lo sporco incrostato. E dopo essere passato con il vapore invece di asciugare bene il pavimento per evitare che si formino dei rigagnoli neri. Se invece vuoi ricevere altre informazioni su come un detersivo ecologico può rendere più sicuro l'ambiente per i tuoi bambini, continua a seguire la pagina di El Maccabio e ti iscriviti alla newsletter al link che trovi in descrizione. Alla prossima!